Buonasera, ciao a Buonasera a tutti tutti. e benvenuti lettori a questo primo incontro sulla poesia russa del primo Novecento. Primo, ricordiamo, di cinque incontri in cui insieme a Francesca Lazzarin ripercorreremo la poesia russa del primo Novecento e per ricordare da un punto di vista diverso la rivoluzione del 1917. Oggi Francesca ci parlerai del primo poeta che abbiamo deciso di Sì, raccontare. parleremo di Georg Ivanov, che è un poeta non molto noto in Italia, ma abbastanza noto in Russia, specie sotto la definizione di maggiore poeta dell'emigrazione russa. Beh, per capire questa definizione presa in prestito dal canone letterario russo del Novecento, dobbiamo ovviamente ricordare che il 1917 segna e va da sé un nettissimo spartiacque nella storia del paese, e dopo il 1917 si comincia a parlare nella storia letteraria di letteratura russa sovietica da un lato e letteratura dell'emigrazione russa dall'altro. In russo è letteratura Ruskova zarubezhia, cioè letteralmente letteratura dell'estero russo, cioè letteratura prodotta da tutti quei poeti, prosatori e intellettuali in senso lato che dopo la rivoluzione, nel corso degli anni 20, sono emigrati a Berlino, a Praga, a Parigi, in altre città e li hanno vissuto e scritto. E Georg Ivanov è proprio uno di loro, nel senso che nel 1922 è emigrato, ha vissuto in Francia, soprattutto fra Parigi e Nizza, e non è mai più ritornato in Russia. E Francesca, senti, e dunque, se dovessimo raccontare, insomma, dare un assaggio di questo poeta ai nostri lettori, tu Sì. da che opera ci consigli di Allora, cominciare? Che sicuramente poesia? vale la pena di leggere quello che è il capolavoro di Georg Ivanov, poeta, poeta che ha trovato la sua autentica vena proprio dopo aver lasciato la Russia nel 1922 e oltre, ma forse il suo capolavoro, beh, è molto più tardo, è il Posmertny Dnevnik, pubblicato nel 1958 e tradotto in italiano come Diario Postmortem. È una raccolta di versi estremamente interessante e commovente, proprio perché sintetizza tutti i principali temi, le principali atmosfere della poesia, ma non solo della poesia, anche della narrativa e della memorialistica di Georg Ivanov. E qual è, diciamo, il trait d'union che lega tutti i versi di questa raccolta di Posmertny Dnevnik, di Diario Postmortem? È questa contrapposizione da un lato e fusione dall'altro tra passato e presente, questa condizione straniata dell'emigrante russo che da un lato ha nostalgia del passato, ma dall'altro sa benissimo che la sua nostalgia non ha un porto dove tornare, né in senso temporale né in senso geografico, perché la Russia dove Georg Ivanov era nato e cresciuto per forza di cose Non non esiste esisteva più, più. non esiste più. E proprio per questo, in virtù di questa continua compenetrazione fra passato e presente, vorrei leggervi un testo che secondo me è davvero esemplare e in più è molto commovente, differentemente da altri versi molto più nichilisti e cinici di Ivanov, che anche a scrivere in modo lapidario che non c'è la Russia è soltanto neve e esilio. E vi leggo Quindi questo ce testo. lo leggi in italiano Sì, e poi magari ce lo leggi in russo, così per chi dei sicuramente. nostri lettori conosce russo o chi volesse innamorarsi della lingua russa può farlo attraverso Sì, questa che ha poesia. una autentica musicalità, come sentirete, anche senza capire una parola. Ma prima vi leggerò questo testo nella traduzione italiana di Alessandro Nero, che ve lo dico subito come indicazione bibliografica, è stata pubblicata su un numero monografico della rivista online di slavistica e samizdat del 2011, interamente dedicato a Georg Ivanov. Quindi se volete saperne di più anche in termini di biografia, di estetica, andatelo a leggere, è disponibile online. E ora il testo. Il giubilo dell'eterna e beata primavera, gli inebrianti trilli d'usignolo, il magico brillio della luna mediterranea mi hanno vertiginosamente stufato. E anche di più. E io non sono affatto qui. Non sono al sud, ma nella capitale augusta al nord. Sono rimasto a vivere lassù, io quello autentico, io intero. La folla dell'emigrazione è solo un sogno. E anche Berlino, Parigi e Nizza odiosa. Giorno invernale, Pietroburgo, io Gumilyov, seguendo quasi riva dell'Ete la neve ghiacciata, placidi e classici ci limitiamo a camminare, come un tempo in coppia solevano andare i poeti. Likavanie viecni, blaženno visny, upaitilne salavinie trieli,
и магический блеск средиземной луны, голова кружится на мне надоели. Даже больше того, и совсем я не здесь, не на юге, а в северной царской столице. Там остался я жить, настоящий, я весь. Эмигрантская я был, мне всего только снится, и Берлин, и Париж, и постыла я Ницца. Зимний день, Петербург, с Гумилёвым вдвоём, до замерзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически просто идем, как попарно когда-то ходили поэты. Ecco, accompagnati da questa magnifica musica della lingua russa, Sì. ti ringraziamo Francesca di Grazie questo mille, grazie a voi suggerimento. dell'attenzione. Alla lettura, ricordiamo Georgi Ivanov, Georgi Ivanov, esatto. poeta, grande poeta dell'emigrazione russa. Esatto, che si è ritrovato in questo limbo dopo il 1917 e gli anni 20. Esattamente. Allora, a noi invece, a voi diamo appuntamento alla prossima settimana con Con un il altro grande poeta dell'emigrazione russa, Vladislav Khadasevich. Alessievich, voi leggete, scrivete, commentate e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona serata.